Benvenuti a tutti, spero siate carichi anche oggi perché l'allenamento sarà veramente molto intenso, di conseguenza io direi di iniziare subito con una corsetta, iniziamo a riscaldarci, muoviamo i polsi, risvegliamo le nostre articolazioni, vai, facciamo dei movimenti dei polsi come a formare degli infiniti, immaginari, infinita come la nostra voglia di allenarci. Perfetto, iniziamo anche a mobilizzare anche le spalle. Piano piano renderemo il nostro riscaldamento sempre più intenso. Ora, iniziamo prima con delle circonduzioni delle braccia, prima singole, dopo le effettueremo contemporaneamente con entrambe. Vai, uno, due. Il palmo, quando il braccio è teso in alto, il braccio è verso il palmo della mano è verso l'esterno per garantire un'ampiezza di movimento più, diciamo, maggiore possibile. Cambiamo braccio, sempre lo stesso discorso, palmo verso l'esterno quando il braccio si trova in alto. Apriamo questa articolazione. Perfetto, ora con entrambe le braccia iniziamo ad aumentare anche l'intensità della corsa. Dovremmo essere del tutto carichi e caldi per i nostri circuiti di forza. Vai. Adesso inizieremo con delle movimenti di braccia andando a simulare i colpi che daremo nel nostro incontro. Di conseguenza iniziamo con dei montanti, quindi con dei pugni che partono dal basso e vanno appunto a colpire il nostro avversario dal basso. 1, 2, 3, 4. Continuiamo così. Come sempre, quando un pugno colpisce, l'altro è in posizione di guardia. Non lasciamo mai il nostro volto scoperto. Perfetto. Ora dai montanti iniziamo a dare dei ganci, quindi sempre in posizione di guardia. Gancio prima col destro, poi col sinistro e andiamo. Iniziamo a far muovere queste braccia. Sempre più veloci. Perfetto, adesso andiamo con dei diretti. Alziamo l'intensità, mi raccomando. Vai, che adesso iniziamo. Bene, adesso alziamo il nostro obiettivo, quindi andiamo verso l'alto per riscaldare ancora di più le spalle. Perfetto, adesso qualche secondo di riposo, dopodiché inizieremo con un jumping jack sul piano frontale per poi passare ad un jumping jack sul piano sagittale ed eseguire poi infine dei burpees. Quindi mi raccomando adesso alziamo l'intensità, concentrati, carichi e vai, iniziamo! Cerchiamo di mantenere un ritmo abbastanza alto. Braccia e gambe si adducono e adducono contemporaneamente. Perfetto, ci siamo. E ora passiamo sul piano sagittale. Mi raccomando, quando la gamba va avanti non rimane tesa, ma per salvaguardare l'articolazione del ginocchio andiamo ad effettuare dei piccoli piegamenti delle gambe. Perfetto, adesso aggiungiamo anche il movimento delle braccia che dovrà essere alternato a quello delle gambe.
ora, ancora, ora, pronti per i nostri burpees. Mi raccomando, intensi, ne facciamo 10, ma fatti bene. Vai, 3, 2, 1 e iniziamo. 1, 2, 3, 4, 5, dai ancora 5, non vogliamo, 6, 7, 8, 9, l'ultimo e 10, perfetto, ora recuperiamo un po' e iniziamo i nostri circoli di forza. Oggi ci serviranno innanzitutto una palla medica, va bene anche da 2-3 kg, non è importante che sia particolarmente pesante, un elastico che andremo a porre sulle caviglie nel nostro secondo circuito e un tappetino, semplicemente. Quindi riposiamoci, effettuiamo un recupero che deve essere il più attivo possibile, quindi non ci fermiamo, muoviamo le gambe, portiamole in alto, respiriamo profondamente, perfetto, e ora siamo pronti per iniziare i nostri circuiti di forza. Allora, il primo circuito consiste in 3 esercizi che dovranno essere eseguiti uno dopo l'altro, di conseguenza mi raccomando bisogna rimanere concentrati. Iniziamo innanzitutto con gli squat jump, quindi faremo questo, ma al ritorno andremo a dare un sinistro, di conseguenza è questo, vado giù, sinistro e torno, mi raccomando quando do il sinistro il piede sinistro va avanti, la gamba sinistra si sposta in avanti, altrimenti il nostro avversario non lo colpiamo mai, è questo, e torno, torno e faccio un altro squat jump e rivado. Finiti 10 squat jump e 10 sinistri, andremo con il secondo esercizio, prenderemo la nostra palla o peso, qualsiasi attrezzo che avete a casa, e effettueremo delle torsioni del busto, così. Dopo 30 secondi di torsioni del busto, spinta in avanti. Nelle spinte davanti le braccia, anzi le spalle dovranno rimanere basse, aperte, petto in fuori e andiamo. Se è questo. 3 serie di questo esercizio, per poi di questo circuito, per poi passare al circuito successivo. Durante il recupero ascoltatemi perché le serie saranno leggermente differenti. Quindi, pronti a iniziare, mettiamo la nostra palla medica vicino. Squat jump, sinistro, torsioni e spinta in avanti. Pronti? E andiamo. Giù, sinistro e torno. Squat jump, sinistro e torno. Squat jump, torno. Vai. Ancora, siamo a 4, avanti, torno, giù, su, sinistro e torno, giù, vai, ancora 5. Mi raccomando, il passo in avanti quando mando il sinistro. Ancora 3, 2, vai, palla medica. Prendiamo, torsioni del busto, gambe semipiegate, vai. Sono 30 secondi, non molliamo mai. Facciamo lavorare l'addome. I colpi all'addome fanno male, deve essere tosto. Non molliamo, non molliamo, raccomando. Ricordiamoci che dopo ci sono le spinte. Ancora 5 secondi, 4, 3, 2, 1, vai, spinta in avanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne andiamo fino a 15, 9, 10, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfetto. Riposiamo. Intanto vi spiego la seconda serie. Nella seconda serie, dal sinistro in avanti, aggiungeremo un altro sinistro. Quindi sarà doppio sinistro. 1 e 2. E poi torno. 1 e 2. E torno. Mi raccomando, il destro è sempre in posizione di guardia. Ricordiamo la posizione di guardia. Con i piedi a 45, una linea che passa tra la punta di quello anteriore e il tallone di quello posteriore. Il destro copre faccia e fegato. Il sinistro con la spalla copre il mento e sta davanti. Il nostro movimento sarà questo. Sinistro, sinistro e torno. Sinistro, sinistro e torno. Mi raccomando. Perfetto. Abbiamo riposato. Squat, jump, torsioni. E ora le spinte, invece che essere in avanti, saranno in alto. Quindi pronti? Andiamo. Squat, jump e doppio sinistro. Vai. 1. E torno. E torno. Giù. Sinistro, sinistro 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 e torno. Ancora 5. Mi raccomando, questi sinistri devono arrivare all'avversario. Non ci limitiamo nel movimento. Ancora 2. 8. Torno, giù, 9, l'ultimo, e torno, palla medica, torsioni, gambe semipiegate, spalle giù, e vai, 30 secondi. Cerchiamo di rimanere con la stessa intensità per tutti e 30 i secondi. Non molliamo. Ancora, ancora, ancora. Non mollare. Vai, ancora 10 secondi. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 20 spinte in alto. 1, 2. Mi raccomando, le gambe sempre semipiegate. La palla arriva al petto, facciamolo tutto il movimento. Vai, ancora 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Riposiamo. Adesso, nell'ultima serie di questo circuito, metteremo un po' insieme ciò che abbiamo fatto finora. Quindi, nello squat jump infiliamo l'ultimo colpo che invece è un destro. Per cui sarà sinistro, sinistro, destro. Mi raccomando, questo destro non arriverà mai al compagno, anzi al compagno, all'avversario, se non andiamo in avanti. Dobbiamo ruotare. Guarda il mio piede. Quando colpisco col destro il mio piede ruota. Il mio piede ruota e vado avanti. Mi muovo tutto. Altrimenti l'avversario non lo colpisco mai. Quindi sarà sinistro, sinistro, destro. Mi raccomando, la rotazione del piede posteriore. Sinistro, sinistro, destro. Sinistro, sinistro, destro. Un'altra cosa fondamentale. Quando lancio il destro, il sinistro deve essere già tornato. Dobbiamo sempre stare in guardia, sempre stare attenti. Sinistro, sinistro. Torno, lancio il destro con la rotazione del piede. Quindi faremo questo movimento dopo lo squat jump e termineremo il circuito sempre con la palla medica, ma combineremo le parti che abbiamo fatto prima, quindi torsione, spinta avanti, spinta in alto, torsione, spinta in avanti, spinta in alto, torsione. 20 di questi, di questo esercizio, 20 ripetizioni. Abbiamo riposato, siamo carichi, non molliamo, il nostro allenamento è solo all'inizio, quindi dai, pronti, squat jump, sinistro, sinistro, destro. Pronti e vai. 1. Sinistro, sinistro, destro. E torno. Squat, jump. Sinistro, sinistro, destro e torno.
Vai! Ne mancano ancora 7, non molliamo! Siamo solo all'inizio! Cerchiamo di mantenere la tecnica corretta. Passo, passo, sinistro, sinistro, ruoto e destro. Ancora 5. Vai, ancora 3. Sinistro, sinistro, destro. Immaginiamo il nostro avversario di avanti. Chi è che ci ha fatto? Chi è che ci ha colpito? Torno, ancora 2. Sinistro, sinistro, destro. L'ultimo. Perfetto, palla. Una torsione dall'altro lato, avanti, alto. Vai. Respiriamo. Mi raccomando, non siamo in apnea. Vai, 6. Ne mancano ancora, non molliamo. Vai, vai, vai. Ancora 10. Cerchiamo di mantenere il movimento corretto anche contro la fatica. Vai. 13. Ancora. 14. Beh, facciamo questi ultimi 5 più veloci. E vai. Vai, vai, vai. Avanti, alto. Torsione, avanti, alto. Torsione, avanti, alto. Torsione, avanti, alto. L'ultimo, torsione, avanti, alto. Perfetto. Possiamo riposare. Intanto vi spiego il prossimo circuito. Innanzitutto prendiamo i nostri elastici e li mettiamo alle caviglie. Da questa posizione dovremmo effettuare dei passi laterali molto semplici, quindi elastico alle caviglie, gambe leggermente semipiegate, adduco, abduco e adduco, quindi allargo e chiudo, allargo e chiudo. Ne facciamo 5 dal lato, 5 dall'altro per 2 volte, quindi saranno 10 per lato in tutto. Finito questo esercizio andremo sul tappetino, quindi mi raccomando, mettiamo il tappetino davanti a noi, senza toglierci l'elastico andiamo giù in plank. Questa posizione, mi raccomando, bacino basso, glutei, addome, tutto contratto. Possiamo effettuarlo con le braccia parallele tra loro, incrociate, e se vogliamo aumentare la difficoltà possiamo tenere i palmi verso l'alto. Dopo 30 secondi di plank, senza scendere dalla posizione, effettueremo dei push up per il petto, quindi la posizione è sempre la stessa, ci mettiamo così e andiamo giù ed effettueremo 10 push up per il petto. Mi raccomando, durante i push up il petto è fuori, le spalle vanno indietro, i gomiti sono larghi ma non troppo, la presa è all'altezza delle spalle o leggermente più alta, più larga, e effettueremo quindi 10 push-up. Abbiamo recuperato dal nostro esercizio di prima, quindi ripeto, 5 da una parte, 5 dall'altra, 5 da una parte, 5 dall'altra, 30 secondi di plank e 10 push-up. Pronti? Andiamo prima verso destra e facciamo 5 e 3, 2, 1, vai, 1, 2, 3, 4, 5, di là, 1, 2, 3, 4, 5, di là, 1, 2, 3, 4, 5, mi raccomando la posizione di guardia mentre facciamo i nostri passi. Perfetto, ne abbiamo fatti 5,
Abbiamo fatti 10, adesso andiamo giù, 30 secondi di plank, vai! Mi raccomando, glutei e addome del tutto contratti, manteniamo la posizione, non molliamo, siamo concentrati. Dopo questi 30 secondi andremo con 10 push-up. Respiriamo. Ancora. Non molliamo. E vai, ora carichi per i push-up. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto. Riposiamo molto tranquillamente. Intanto spiego la seconda serie di questo esercizio. Come abbiamo visto prima, le gambe erano semi piegate quando allargavamo appunto le gambe, quando le abducevamo. Adesso cercheremo di effettuare uno squat mentre andiamo giù. Quindi faremo questo, risaliamo, la posizione sempre di guardia, sinistro, sinistro, destro, come abbiamo imparato prima. Quindi parto da qua, squat mentre allargo le gambe e riadduco in posizione di guardia, sinistro, sinistro, destro. Mi raccomando, passo avanti con l'elastico, alleniamo queste gambe ad essere più svelte e più esplosive, avanti, destro e vai, e torno e lo rifaccio, sinistro, sinistro, destro, torno, lo rifaccio, e così 5 da una parte, 5 dall'altra, 5 da una parte, 5 dall'altra. Fatti questi, riandiamo in plank, ma non sarà un plank statico come abbiamo fatto adesso, bensì dinamico. Ciò significa che dovremmo continuamente risalire in questo modo. Cerchiamo di far basculare il meno possibile il bacino, cerchiamo di mantenerlo fermo. E come prima, dopo 30 secondi, push up. 10 push up, sempre con la massima intensità. Tocchiamo il pavimento con il naso, andiamo più in basso possibile, reclutiamo tutti i fasci del nostro petto e in modo da poterlo allenare nella maniera più efficace possibile. Quindi, pronti? Partiamo da qui, 5 da una parte, 5 dall'altra, 5 e 5. Vai, vado giù, squat, ritorno, sinistro, sinistro, destro, e torno, sempre in posizione di guardia. Vado, sinistro, sinistro, destro, e torno. Vado giù e vai, sinistro, sinistro, destro, torno, e vado giù, sinistro, sinistro, destro, torno. Vai, ancora due a destra e uno, sinistro, sinistro, destro, torno, un altro, sinistro, sinistro, destro, torno, e adesso dall'altra parte, verso sinistra, vado giù, ancora, sinistro, sinistro, destro, torno, vado giù, sinistro, sinistro, destro e torno. Mi raccomando, sempre la posizione di guardia. Torno. Vai, continuiamo. Ancora altri due a sinistra. Vado giù, risalgo in posizione di guardia, sinistro, sinistro, destro. Vado, ancora un altro. Pronti per andare a destra. E vai, ancora. Vado giù, sinistro, sinistro, destro e torno. Vado giù, mi alzo, posizione di guardia. Dai, non molliamo. So che è faticoso, ma sul ring sarà ancora peggio. Quindi vai, alleniamoci, intensità alta. Non molliamo, dai. Vai dall'altra parte, a sinistra, ancora. Giù, salgo e vado. Cerchiamo di essere più esplosivi possibile. Più veloci possibile. Vado e torno. Ancora due, a sinistra. Vado giù, squat profondo, torno, vado ancora, l'ultimo, sinistro, sinistro, destro, torno e vado in plank. Mi raccomando, dinamico, 30 secondi. Sì, vado giù e solo, vai, 1, 2, 3. Non molliamo, mi raccomando, ancora 15 secondi. Non facciamo bascolare troppo questo bacino, manteniamolo basso
e fermo soprattutto. Perfetto. Ora vai con i push up, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, riposiamo. Va benissimo così. Ora l'intensità è alta, renderemo ancora più alta aggiungendo un esercizio di addome durante i nostri squat e i nostri colpi. Infatti, ricordiamoci che non saremo solo noi a colpire il nostro avversario, sarà anche lui a cercare di colpire noi, e noi dobbiamo evitare che ciò accada, o quantomeno dobbiamo limitare il più possibile di ricevere colpi. Ciò significa che dopo lo squat torno su, posizione di guardia, schivo e lancio i miei colpi. Quindi di nuovo faccio rivedere, allargo, scendo, torno in posizione di guardia, schivo i diretti e sinistro, sinistro, destro. Mi raccomando, cerchiamo di stare concentrati, sempre carichi, non molliamo e facciamo tutte le cose fatte bene. Ogni momento nel pugilato, ogni momento è fondamentale. Anche una ricezione fatta bene, un'ottima schivata, da un momento di difesa può diventare un momento d'attacco. Quindi concentrati in ogni fase dell'incontro. Schivata, schivata, sinistro, sinistro, destro. Pronti, carichi. Dopodiché il nostro plank sarà, in questo caso non sarà un vero e proprio plank, ma ci mettiamo in questa posizione, gambe, braccia rizzate, poggiate al terreno, leviamo il nostro elastico e andremo con questo esercizio chiamato climber e fletteremo le gambe al petto in continuazione. Dopo 30 secondi sempre i nostri 10 push up alla massima intensità e con il massimo piegamento delle braccia. Rimetto il mio elastico. Pronti? Siamo carichi, mi raccomando, squat, schivata, sinistro, sinistro, destro. Carichi, pronti? Vai! Vado giù, torno, posizione di guardia, schivata, schivata, sinistro, sinistro, destro, e torno. Vado, schivata, schivata, sinistro, sinistro, destro, e torno. Mi raccomando, esplosivi, più veloci possibile. Sinistro, sinistro, destro, torno. Vado giù, schivo, sinistro, sinistro, destro, torno. Ancora, vado giù, schivo, sinistro, sinistro, destro, torno. Ancora l'ultimo di qua, schivo, sinistro, sinistro, destro, e torno. Vai dall'altra parte. Ancora, vado giù, torno, inclino e vado giù, torno, schivo, sinistro, sinistro, destro. Ancora due, vai, forza, non molliamo, continuiamo. Ancora due, sinistro, sinistro, destro, mi raccomando la schivata. Vai, l'ultima a sinistra, poi ricominciamo di nuovo a destra. Pronti? E vado giù, posizione di guardia, schivo, sinistro, sinistro, destro, torno. Vai, giù, schivo, mi raccomando, profondo lo squat, precisa la tecnica e veloce. Il nostro avversario non sarà ad aspettare noi, andiamo. Vai, l'ultimo a destra, schivo, sinistro, sinistro, destro e torno. Vai, andiamo a sinistra, vado giù, doppia inclinazione e torno, vai. Guardiamolo sempre negli occhi il nostro avversario, non ci fermiamo, ancora tre, vai, schivo, sinistro, sinistro, destro, torno, e ancora, ancora due, vado, vado, pronto, facciamo l'ultimo e andiamo sul nostro tappetino, andiamo giù, schivata, tappetino, leviamo l'elastico, pronti, braccia rizzate al terreno, vai, flessioni delle gambe, dinamici, 30 secondi, non molliamo, vai, vai, lasciamo lavorare questo addome e queste gambe, cerchiamo di flettere le gambe il più possibile e anche in maniera abbastanza rapida, vai, ancora 10 secondi, aumentiamo l'intensità, dai, 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 aumentiamo, e vai con i push up,
giù, giù, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Perfetto, ottimo. Abbiamo terminato con i circuiti di forza. Adesso possiamo iniziare a abbassare l'intensità. Anche oggi abbiamo sudato abbastanza. Ora andremo a riposarci, anzi più che a riposarci a recuperare, perché ora è il momento dello stretching, che è parte attiva dell'allenamento. Non è il momento in cui la sessione è finita, ma è un momento fondamentale, è la parte conclusiva, ma pur sempre fondamentale, è essenziale. Tutti questi movimenti non avrebbero la stessa ampiezza e la stessa dinamicità senza l'allungamento finale. Di conseguenza, apriamo le gambe, gambe divaricate, leggermente semipiegate, schiena dritta, mi raccomando, la schiena è perfettamente dritta, le spalle sono verso, vanno indietro, il petto è fuori, andiamo a cercare le caviglie in maniera dinamica, e vai, mi raccomando, gambe divaricate, schiena dritta, non dobbiamo andare a ipercipotizzare il nostro tratto dorsale, andiamo ad effettuare questo stretching in maniera dinamica, ancora, perfetto. Adesso andiamo a cercare il pavimento con le braccia al centro, adesso effettuiamo questo allungamento in maniera statica, cerchiamo di tenere sempre la schiena dritta, inspiriamo ed espiriamo profondamente, inspiriamo ed espiriamo. Perfetto, saliamo su molto lentamente, prima uniamo le gambe, le pieghiamo, snoccioliamo la schiena, per ultimo il collo. Ora andiamo ad effettuare anche gli allungamenti delle braccia, prendiamo il nostro braccio destro, lo avviciniamo all'orecchio, flettiamo, prendiamo il gomito e tiriamo, andiamo a sentire l'allungamento del tricipite. Gambe sempre semipiegate, sguardo avanti, respiriamo profondamente. Ora estendiamo lentamente il braccio e flettiamoci completamente sul lato sinistro. Possiamo utilizzare una mano da mettere qui sul fianco per accentuare il movimento. Piano piano risaliamo, cerchiamo il cielo, piano piano facciamo risalire anche l'altro braccio. E ora la stessa cosa dall'altra parte. Prima flettiamo e lasciamo allungare il nostro tricipite. Mi raccomando la respirazione. Perfetto, ora estendiamo lentamente il braccio e portiamoci sul lato destro. Ottimo, andiamo su, ancora, cerchiamo il cielo. Ora lasciamoci andare verso il basso, dobbiamo rilassarci completamente, non abbiamo più la schiena completamente dritta, ma dobbiamo rilassarci, rilassiamo soprattutto la testa, gambe sempre semipiegate e respiriamo.
Effettuiamo una ottima inspirazione ed una lunga espirazione. Perfetto, ora uniamo lentamente le gambe, risaliamo come prima, snocciolando prima la schiena, infine il collo. Ora effettuiamo delle circonduzioni sul piano frontale, combinando anche il piegamento delle gambe. Andiamo giù. Ampliamo il nostro movimento ad ogni circonduzione. Inspiriamo mentre andiamo giù ed espiriamo mentre risaliamo. Ancora una volta. E stop. Io vi ringrazio a tutti, spero che questa lezione vi sia piaciuta e sempre intensi, sempre carichi, sempre con noi alla push-up. Dagli a tutti!